dal civismo locale al civismo nazionale. Siamo con il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, in un progetto ambizioso e sicuramente vincente, essere una forza davvero antisistema, perché il sistema a tutti i livelli non funziona. Il nostro è lo sbarco dei mille, al contrario, si parte dalla Sicilia con l'obiettivo di arrivare a 1 milione entro giugno con le elezioni europee. Ed è ovvio che questa strategia parte da una comune condivisione di non avere col sistema, non di non avere a che fare, ma di prendere coscienza che il sistema non funziona, è marcio per molti aspetti, è liberticida, parliamo del sistema europeo, parliamo del centralismo statale, e tutto questo ovviamente soffoca quelle che sono anche le realtà civiche, quelle spontanee, alle quali noi ovviamente lanciamo un grande appello. Quindi tante realtà civiche che, pur mantenendo la propria identità, entrano in una grande famiglia, quello di un civismo nazionale che non vuole piegare la testa, che vuole essere avulso dal centrodestra e dal centrosinistra, da quei sistemi ormai incancreniti. Assolutamente sì. Noi non vogliamo annettere Luigi, noi vogliamo che Luigi continui il suo percorso con una rete nazionale che gli consenta, anche alle elezioni politico europee come in questo caso, di poter indirizzare i suoi elettori o di poter esprimere quelli che sono gli elementi che lo caratterizzano, cioè avere le mani libere sul proprio territorio e non avere imposizioni dall'alto, che sono brutte le imposizioni. Ecco oggi anche la novità del progetto Libertà: dare la possibilità a milioni di elettori che hanno sempre indirizzato sempre di più le loro attenzioni, il loro voto al mondo civico, di poter continuare anche per quanto riguarda le competizioni di livello superiore, perché finalmente quello che è il fenomeno civico si sta organizzando in un progetto nazionale. Per concludere, un appello ai delusi, a coloro i quali non vanno più a votare, è un modo per riappropriarsi della propria identità di essere umano e di cittadino. Il momento è adesso, noi vi stiamo dando la possibilità di ritornare alle urne. Lo sappiamo che non siete più andati a votare perché questa oligarchia vi fa schifo, anche a noi fa schifo, ma è ovvio che le istituzioni si cambiano dall'interno. Ecco dove sta la novità. Oggi avete la possibilità finalmente di poter esprimere il vostro consenso in modo compiuto, quindi ritornate alle urne, il momento è adesso. Cateno, ci vedremo ancora in giro per l'Italia, perché questo è un progetto che parte dal basso e da mille a 1 milione. Vai!